Mr. Helmet, Eikma, siamo da Shoei, io lui l'ho già visto e ci poi dico chi è, tanto lo sapete, e ci presenta il nuovo dispositivo di sicurezza Shoei, perché Shoei non parla di casco, parla di dispositivo di sicurezza, e questo è l'NXR, da qui in poi vai tu. Come hai detto te, dispositivo di sicurezza, perché di caschi ce ne sono molti sul mercato e Shoei vuole far capire alla gente che il dispositivo di sicurezza per la testa è importantissimo e anche per questo che ha dei costi ben diversi da un casco qualsiasi. Nuovi NXR, allora a livello di design e calotta, quindi un casco molto più compatto rispetto al vecchio XR 1100. Per quanto riguarda il sistema della visiera, sempre come sull'XR 1100, quindi molto facile da montare e smontare. E molto leggero come casco perché pesa solo 1309 grammi. Hanno puntato molto su questo. E a livello di comfort, la parte quindi dei guanciali ha aumentato l'imbottitura a livello di comfort. Questo è un prodotto sportivo, insomma di derivazione racing, ma è un prodotto sportivo. Esatto, è comunque un casco da tutti i giorni, ma è un casco, tra virgolette, di DS. È difficile da far capire alla gente, e anche per me è difficile. È difficile passare da usare quella parola lì, che certo, non si usa più, a quella perché nuova. Perché ormai è tanti anni che si parla di caschi, però essendoci in commercio appunto dei caschi veramente che non salvano la vita, questo è un dispositivo di sicurezza un po' come il paraschiena, ecco. È un casco, come dicevo, di derivazione sportiva, un casco per tutti i giorni ma anche un casco per la pista. Quello che c'è a livello racing è anche il dispositivo qua di sicurezza appunto, di sgancio rapido in caso di caduta del guanciale, che viene, è semplicissimo ed è un dispositivo omologato che serve ad aiutare a togliere il casco senza creare dei problemi ovviamente a chi ha avuto la caduta. Sì, infatti quando in caso di caduta i soccorritori tra virgolette non fanno mai togliere il casco da chi è lì sul posto, si aspetta sempre il soccorritore tra virgolette, però per poi togliere un casco che si deve muovere avendo appunto i guanciali molto stretti, soprattutto per un uso che magari uno vuole farlo semplicemente in pista. Questo dispositivo consente di togliere il casco senza muovere il collo, che è importantissimo. L'ultima cosa, purtroppo te la devo chiedere, è il prezzo. Il prezzo parte da 453 euro, la base bianca, poi fino a salire in base alla grafica chiaramente. Va bene, noi ti ringraziamo, io proprio non lo voglio dire chi sei, tanto lo indovineranno, ti conoscono, salutiamo, ringraziamo Shoei con l'NXR e basta, ciao da Mr. Helmet. Ciao.